Michael Faraday nasce nel 1791 a Newington, in Inghilterra. Figlio di un maniscalco, non ha la possibilità di seguire un percorso di studi regolare. A 14 anni inizia a lavorare come apprendista in una legatoria e si appassiona alla scienza leggendo i libri da rilegare. Nel 1812 assiste alle lezioni del noto chimico Humphry Davy, cui manda una copia dei suoi appunti. Diventa il suo assistente. Di umili origini, Faraday non è ben visto dall'alta borghesia inglese. Accompagna Davy in giro per l'Europa in qualità di cameriere, ma durante i viaggi incontra molti scienziati, accrescendo così la sua cultura scientifica. Nel 1831 dimostra che la variazione di un campo magnetico genera corrente elettrica. È l'induzione elettromagnetica, scoperta alla base dei generatori di corrente e dei motori elettrici. Il primo passo della diffusione su larga scala dell'elettricità. Muore nell'estate del 1867, quando ancora gran parte dell'industria britannica era basata sull'utilizzo del vapore. Ma la rivoluzione dell'elettricità, grazie a Faraday, era già alle porte.